Onorevole Pelillo, l'AIA perché non risponde? Onorevole Pelillo, perché non risponde? E l'AIA non è stata ancora attuata, l'ISPRA non ha ancora dichiarato i dati. Non sono stati ancora comunicati. No, me li spieghi. Quando lei ha parlato ce l'aveva la voce. Non sono un tecnico. Onorevole Pelillo, gli slopping come li spiega? Onorevole Pelillo, come li spiega gli slopping certificati da ARPA? No, lei mi deve rispondere. Non sono un tecnico, è ad ARPA devi. E dobbiamo ancora scommettere sulla vita delle persone? Ad ARPA. No, e lei a che è venuto a fare stasera? Mi scusi. Mi scusi, benissimo, dei decreti quindi, no? 2012, 2013, 2014 l'ILVA non ha ancora presentato il bilancio e non c'è un piano industriale, onorevole Pelillo, Giovanni segui. Onorevole Pelillo, lei deve rispondere, non c'è un piano industriale, perché non risponde? Le sto parlando civilmente e democraticamente. No, lei deve rispondere, deve confrontarsi, non deve parlare da solo, deve rispondere. Perché non c'è un piano industriale? E gli aiuti di Stato? E gli aiuti di Stato vietati? Onorevole Pelillo, se l'ha già detto, basta. Onorevole Pelillo, come si giustificano gli aiuti di Stato? 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 E chiedetelo all'Europa. E lei che sta a fare in Parlamento a questo punto? Fare le leggi per Taranto. E qui che è venuto a fare stasera? A dire le cose che ho detto. Ma ne parlerà l'editore domani? Una domanda.